Con un gol per tempo il Pineto riesce ad avere la meglio sulla Civitanovese nello scontro diretto in scena al Mariani Pavone e ritrova una vittoria che mancava dalla gara contro l'Alfonsine. Orfano di Stacchiotti e Rapino, il Pineto ritrova nel 4-4-2 messo in campo da Amaolo, Assogna in difesa e la coppia Cacciatore-Ragazzu in avanti. Bruno Caneo deve rinunciare invece allo squalificato Bernardini, ma mantiene il suo 4-3-3 affidandosi al tandem d'attacco Negro Battisti Giovannini. Parte subito bene la squadra di casa con un'accelerazione di Cacciatore al quinto che mette in mezzo per l'accorrente Ragazzu, che però non ci arriva. Ancora Ragazzu al nono minuto si invola sulla sinistra, questa volta però è bravo Vassallo ad opporsi con i piedi. Sugli sviluppi del corner successivo, battuto da Cacciatore, gran botta dal limite di Proietti che termina di poco al lato. Al 17esimo si sveglia la Civitanovese con Lignani che in diagonale impegna Mazzocchetti, occasionista per i rossoblu ospiti al 21esimo, quando Giovannini dal limite costringe l'estremo locale alla deviazione con la sfera che scheggia la traversa. La risposta del Pineto poco dopo la mezz'ora con la conclusione dal limite di Logoluso e Vassallo che risponde presente. La gara è aperta e godibile con le due squadre che rispondono colpo su colpo. La partita si sblocca al 34esimo quando un buon Cacciatore pesca Proietti all'altezza del primo palo, tocco morbido sul palo opposto e 1-0 in favore della formazione di casa. Dopo 3 minuti il Pineto potrebbe anche raddoppiare, ma Cacciatore lanciato sul filo del fuorigioco calcia di poco oltre il 7. La prima frazione si conclude con la punizione a giro di Negro che chiama all'intervento sul proprio palo l'estremo biancazzurro. La ripresa si apre con i locali in avanti, incredibile dopo appena un minuto la conclusione di Ragazzu che dopo un bello scambio con Cacciatore spedisce sull'esterno della rete. Immediata la risposta della Civitanovese con Rubino che serve un buon pallone a Giovannini che in corsa non trova lo specchio. Insistono ora gli ospiti nel tentativo di pervenire al pari. All'8esimo Wade prova a servire Battisti ma Mazzocchetti è attento e anticipa in uscita. Amaolo decide che è arrivato il momento di inserire forze fresche, richiama a sé l'autore del vantaggio Proietti per inserire D'Angelo sulla sinistra e Antenucci rileva Ragazzu. Una mossa che si rivela azzeccata, infatti proprio il neoentrato al quarto d'ora ha subito l'occasione per mettersi in mostra, ma di testa spedisce tra le braccia di Vassallo. Il Pineto prende coraggio e al 26esimo sfiora il raddoppio con Cacciatore, che fa tutto bene salvo calciare oltre il legno trasversale. Ma il momento è propizio alla formazione di casa e si capisce che il gol è nell'aria, un gol che arriva infatti un minuto più tardi, quando Antenucci controlla alla perfezione e insacca alle spalle dell'incolpevole Vassallo una splendida conclusione a giro che gli vale il quinto sigillo stagionale e che mette in cassaforte il risultato. Nel finale di gara infatti il Pineto riesce a controllare e gestire il vantaggio senza patemi e l'unico episodio da segnalare è l'espulsione al 39esimo di Lignani per proteste a seguito di un fuorigioco fischiato dall'arbitro Bianchini a Negro involato a rete. Il Pineto conquista così 3 punti pesantissimi in chiave salvezza, agganciando in classifica quota 10 proprio la Civitanovese, che pur non giocando una brutta partita paga sicuramente le tensioni del delicato momento della società rossoblù. Era una prova importantissima che volevamo a tutti i costi la vittoria, non è mai facile portarla via a cospetto di una squadra organizzata come la Civitanovese, però penso che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo vinto con merito perché abbiamo creato 6-7 opportunità importanti con buone trame di gioco, quindi questa vittoria ci voleva un po' anche tutto l'ambiente per prepararci in questa fase un po' delicata di campionato dove dobbiamo trovare quell'equilibrio, come dico sempre, quella compattezza per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Il lavoro prima o poi paga, abbiamo fatto anche una buona fase difensiva e quindi sono soddisfatto anche dell'atteggiamento che ha avuto la squadra per quanto riguarda la fase difensiva. È mancata, come sta mancando ultimamente, un po' quella attenzione, applicazione che ci distraggono e quindi prendiamo gol abbastanza intuibili, però non posso rimproverare niente ai ragazzi oggi, anche perché hanno dato l'anima, hanno dato molto impegno, molta attenzione, molta applicazione.
Nel primo tempo siamo stati sfortunati in due circostanze, la palla ha rimbalzato sulla linea di porta e non è voluta entrare, quindi questo secondo me è proprio l'aspetto del momento che stiamo vivendo, no? In altre circostanze magari con più tranquillità e serenità questi palloni andavano dentro, adesso non va dentro neanche se le spingi con le mani.